Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui vi darò i miei pronostici della giornata di Serie A. Come potete vedere oggi per la prima volta nei video dei pronostici mi vedete in faccia semplicemente perché non sono a casa mia, quindi devo fare il video così, ma forse anche meglio, proviamoci. Comunque devo dirvi che il gioco è severamente vietato ai minori di 18 anni, inoltre anche i maggiori, insomma i maggiorenni, cercate di giocare responsabilmente. Molti mi domandano: ma te quanti anni hai? Sì, sono maggiorenne, state tranquilli. Detto questo, partiamo subito con i pronostici, ricordandovi che questo video è fatto in collaborazione con la pagina Facebook Breaking Bad che trovate in descrizione. Mi raccomando, andate, c'è una buona pagina. Detto questo, passiamo ai pronostici. Iniziamo subito da Sampdoria a Genoa. Secondo me sarà un derby particolare. Il derby solitamente lo vince chi sta peggio, chi sta più male, se così si può dire. Il Genoa sta bene e nonostante io ci abbia tutto il centrocampo del Genoa al fantacalcio, purtroppo devo dire che vedo favorita la Sampdoria. Sampdoria che darà l'anima e il cuore, di solito funziona così, le squadre che vanno peggio danno l'anima e il cuore al derby e probabilmente vincono. Non mi voglio sbilanciare troppo, quindi vi dico che secondo me dovreste giocarvi 1x a favore della Sampdoria. Passiamo ora alla seconda partita, che è Milan-Juventus, e qua vado di sorpresa senza sbilanciarmi troppo. Prevedo un campionato abbastanza difficile, diciamo ragazzi, cioè in senso... Spero, dai, spero, facciamola così, perché prevedere no, prevedo un campionato che è finito già ieri. Però comunque spero un campionato più difficile del solito e spero che la Juventus non vinca tutte le partite come succede da 5 anni a questa parte, così come è successo a Milano. Penso che il Milan questa volta riuscirà a, ovviamente è successo a Milano con l'Inter per la Juve, spero che questa volta il Milan riuscirà a portare a casa qualche punto contro la Juventus, quindi anche qui vi consiglio di giocare 1x. 1x perché penso che il Milan giochi abbastanza, non bene, ma cinico. È cinico, ragazzi. Il Milan è cinico. La Juventus è forte. Se il Milan gioca con cinismo, come sa, può mettere in difficoltà la Juventus. Successivamente troviamo Udinese-Pescara. E qua è tosta. È tosta perché io subito di primo impatto vi consiglierei di giocarvi 1x, però mi dispiace perché la quota è troppo bassa per l'1x. L'Udinese è molto favorita, anche se sinceramente a vedere come giocano non è molto favorita per me, però comunque l'1x ci può stare. Ovviamente l'affiancherei a qualcos'altro, essendo due squadre che segnano poco, sperando non mi fanno la sorpresa e fanno 185 gol, io direi di giocarvi 1x e under 3,5, perché comunque non credo faranno più di 3 gol tra tutte e due le squadre, quindi provate la combo, magari alzate la quota e fate anche qualche soldino in più. Poi successivamente troviamo Atalanta-Inter. Qua sinceramente non saprei che dirvi, perché l'Atalanta sta giocando molto bene, poi è una mazza grande, ogni volta che affronta le grandi fa bene. L'Inter è un'incognita, ragazzi, è totalmente un'incognita l'Inter. Io ragazzi qua vado con la quota bassa, anche se nemmeno la giocherei sinceramente. Giocate segna trasferta, perché l'Inter penso che un golletto lo fa, vediamo un po'. Comunque è rischiosa, quindi non saprei che dirvi. Cagliari-Fiorentina. Questa ragazzi è tosta, perché la Fiorentina è Dr. Jekyll e Mr. Hyde fra Europa e campionato. Noi seguiamo il filotto dell'Europa, cioè del campionato, seguiamo il filotto del mio pensiero, e dico 1x e esonero di Sosa a fine partita. Spero però che non finisca così, visto che sono anche dalla mia ragazza tifa Fiorentina e comunque sono contento se la Fiorentina vince. Quindi però comunque pronostico 1x, perché comunque penso che a fine partita Sosa sarà esonerato. Crotone-Napoli, qui ragazzi non facciamoci prendere in giro, sì il Napoli sta faticando parecchio, ma da qui a dire che il Napoli non batta il Crotone ce ne passa. Io dico che il Napoli vince, e non solo, il Napoli farà anche qualche gol. Non mi sbilancio troppo, non metto un over troppo alto, per me basta il 2 più over 1,5 per portare una quota corposa e soprattutto per, penso, spero, prenderla. Il Napoli li fa 2-3 gol, vediamo un po'. Torino-Lazio. Torino-Lazio, vi dico anche il mio pronostico di risultato, anche se non lo prenderò mai. Per me finisce 3-1. Il Torino è in una forma strabiliante. La Lazio non lo so, perché comunque sì, c'è una buona squadra, sta andando bene, però va ancora vista in più partite. Comunque per non sbilanciarmi troppo e comunque per portare, come ho detto prima, una quota abbastanza buona, dico gol. Per me segnano entrambe le squadre, sarà una bella partita, molto emozionante, quindi ci può stare il gol che porta anche una bella quota. Io penso che almeno 1,60-1,70 lo porta. Infine troviamo Bologna-Sassuolo, che è una sorta di derby se non erro, ma comunque se non è un derby vero e proprio è comunque un derby regionale. Parte questo, Bologna-Sassuolo, io secondo se pronostico l'over 1,5, over 1,5 perché penso che il Bologna sia una squadra abbastanza prolifica, il Sassuolo lo conosciamo tutti, è capace di soffrire e poi fare 2-3 gol in 10 minuti, quindi per me
due gol almeno li fanno sicuro. Per ultima troviamo Roma-Palermo. Io, ragazzi, qua non me la vorrei gufare, però per me la Roma, dopo anche la delusione d'Europa League, può dimostrare una certa continuità in campionato. Quindi proverei anche a mettere l'1 handicap, cioè che la Roma vince con almeno due gol di scarto. Magari sbaglio, spero di no. Però anche visto comunque l'anno scorso, la Roma ha battuto mi pare 5-0, 4-0 il Palermo. Non dico che ci sia un risultato così abnorme, così largo, però anche un 2-0 ci potrebbe stare. La Roma ha buoni attaccanti, purtroppo prende parecchi gol, però anche che ne prendiamo uno, un 3-1, un 4-1, un 4-2, ci potrebbe stare. Proviamoci, la quota è alta. Ovviamente vi dico, vi ho dato 10 partite, non giocatevele tutte, lo date 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sì, ho dato 10 partite, non giocatele tutte, scegliete le vostre, non puntate 2 euro, magari 3 o 4 se dovete giocare, perché altrimenti vi è una quota bassa, e vediamo un po' come va. Mi sono impicciato da solo. Ditemi voi se vi piace questo nuovo stile, cioè di pa parlo io e vi dico i miei pronostici, o se volete tornare allo stile precedente. Comunque stavolta devo farlo per forza così. Quindi accontentatevi. Detto questo video finisce qui. Vi ricordo, link in descrizione di Breaking Bad, sì, Breaking Bad, magari Breaking Bad, la pagina Facebook, che ovviamente viene del nome, prende il nome da Breaking Bad. A parte questo, che mi aiuta a fare questi pronostici, a creare questi pronostici, e bene o male, molto spesso ci prende sempre, come avete potuto vedere anche dai scorsi pronostici. Sbagliamo per una, per due al massimo, se scegliamo un palinsesto molto ampio. Quindi comunque date un'occhiata alla pagina e vedete voi. Detto questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, se il video ha fatto cagare un dislike, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividetevi su Facebook se volete, non lo so. Io vi ringrazio per la visione, buon ciao Lala, e ci vediamo ad un prossimo video. E però qua non posso chiudere, ragazzi, c'è un bam.